Allora, dedicato ad Amadeus e al Festival di Sanremo. Vai, tutti vai, cantanti, vai. Da un po' di tempo sono fidanzato con Marcella, bella. Viviamo in provincia di Sorrenti, in una villa che mi venditti il famoso Conte Ranieri Masini Britti dei Rovazzi. Il casale, che nessuno capisce che è Rossana casale, ha tutte le finestre in ferro battiato. Ferro battiato. Un giardino dei semplici, qualche fiordaliso, un arbore di mannarino e uno di clementino. E anche uno di mela cutugno. Una volta c'era anche un grandissimo Pino Daniele. Come vicini ho dei cugini di campagna, ma la loro presenza m'annoia. E allora abbiamo preso un cane, Bobby. Ma Bobby solo era triste. Così abbiamo anche un gatto Pancieri e tre camaleotti. La mattina ti posso suggerire un bracco di graci anche. Bracco di graci. Ce la posso mettere dentro. Il gatto Pancieri ci sta. Pancieri, la mattina ci svegliamo con il volo dei gabbani e i cinquetti dei bocelli. Bravo. Di Marcella sono talmente amoroso che ho deciso, le metto la Fedez al dito per dichiararmi ho trovato Geraldina. Un moda originale. Sono andato all'agenzia Avion Travel e ho prenotato una settimana in un villaggio turistico e via di rotta su Cuba. Ero tutto baldambembo. Ma quando arrivo lì, ma che gazzè? Ma che li fanno così qui i resort? Califano così qui i resort. Non è corretto. Lo sai, mango regalato. Signore, cadeva a pezzali. Ma poi pensavo di trovare una clientela di ricchi e poveri, ma giovanotti. Oh, tutti vecchioni. No. Tutti vecchioni non si può sentire. Tutti vecchioni non si e può poi va avanti, ce ne sono. No, continua. Ma continua. Ormai perché ci sono 119 cantanti. Tutti vecchioni. E già lì sono iniziati a girarmi i baglioni. Non vi dico la camera, piccola, un buco, ma poi fredda, c'erano i pinguini tattici nucleari, sporca, il letto pieno di pelù, umida, la neffa dappertutto, ma la cosa più grave è che Albano mancava carta. Dormire nada, riposare zero. Mi sono svegliato così come mi ero concato. Marcella con un raffreddore starnutiva sempre. J-Ax. Meno male che avevo con me il Nina Zilli spray, che è sempre utile. E quello serve sempre. Borsa, la mattina a colazione, ora pensavo di trovare, che ne so, dei fiocchi d'avena, dei Fabri Fibra, dei pausini senza zucchero, dolce nera, uova allo zampaglione, dei cremonini alla fragola. Niente. Ma che? Solo una banana matura. Dico una banana. Una sola. Cammariere? Sì. Cammariere? Non fosse per te. Prego, signore, prego. È marrone sta banana. Pensa che ho dovuto fare, capito? Va bene, okay. Invece di chiedere scusa, ha risa in faccia. No, e mi dice la banana dalla tua sorella. Non ci ho visto più. Gli ho diodato una caparezza sul naso e gli ho urlato: questa è Bertè. E poi neck raff ron. Ripeti. E poi neck raff ron. Gli ho fatto proprio mal. Gli ho spezzato 3 o 4 oxa. Che va a Sanremo quest'anno. Era per terra quasi Morandi. Quando sento una sirena, mina, in un attimo mi ritrovo davanti a un giudice che sentenzia per l'articolo 31,883. Ascoltate le testimonianze d'Episcopo e De Gregori. La giuria, costituita dai signori Viola, Valentino, Rino, Gaetano, Sandro, Giacobbe, Mino, Reitano, la condannano. Mi oppongo, vostro onore. Questo è un tiro mancino. Certo. Posso dire una cosa? E il giudice, dic. A me piacciono queste stupidaggini qua. I testimoni, di cui non ricordo i noemi, sono leali. No. Perché l'avvocato non lo tenco. Devo dire che il giudice è stato di buono cuore, ma il carcere non era abitabile. Alla Finardi mi hanno chiuso in una cella piena di nomadi, turci, neri per caso,
che mi guardavano malgioglio. Esatto. Erano pure Maneskin. Certo. Meno male che con me c'erano due boss italiani del sud, sì, Peppino, cioè? Di Capri, ecco. E Nicola Di Bari. Cioè, piangevo come un pupo. Certo. Temevo che la rettore del carcere mi avrebbe messo in righiera. Aia. Invece devo dire, signori, mi fa un trattamento veramente di buon gusto. Certi pranzetti: primo, spaghetti gragnaniello, ecco. Secondo, pavarotti al pappalardo di Colonnata, ecco. Vino negro amaro, e tanto di quell'amaro Ramazzotti che alla fine Eros bronzo. Finale, scusate, come? Ah, devo andare, scusate. Mi aspettano per cena, è ora De André. È ora di andare via, bravo, meraviglia, bravo.